GF VIP, parla Clizia, su Antonella Edoardo. Clizia Incurvaia ha rilasciato oggi 21 marzo un'intervista a Sofì Codegoni e a tutta la squadra di Casa Chi. Nella lunga chiacchierata la compagna di Paolo Ciavarro ha commentato ampiamente il percorso di sua sorella Micole all'interno del Grande Fratello VIP. Partendo dall'ultimo successo raggiunto dalla sorella, che si è aggiudicata il titolo di finalista meno di una settimana fa. Riuscendo a battere le agguerritissime Nikita Pelizzone e Antonella Fiordelisi. Clizia. Ovviamente, è ancora incredula e stracolma di gioia e ha dichiarato che la sua famiglia sta festeggiando da una settimana per questo traguardo. Dopodiché, spazio alla coppia degli Incurvassi. Clizia ha ribadito di approvare Edoardo Tavassi, che ha definito come una bella scoperta. Tuttavia, come ha già detto alla sorella Gwendalina, sta aspettando di conoscerlo fuori per capire meglio se sarà veramente l'uomo giusto per sua sorella. Chiaramente, non poteva poi mancare la domanda d'obbligo sull'acerrima nemica di Micole nella casa. Antonella Fiordelisi, che è stata eliminata dal reality proprio nella puntata di ieri 20 marzo. Clizia non si è risparmiata e ha sganciato nuovi taglienti commenti sull'ex schermitrice. Dopo aver fatto inizialmente finta di non sentire la domanda postale, l'ex di Francesco Sarcina ha poi espresso ciò che pensa senza peli sulla lingua: questo nome è la risposta che questa società si è stufata di gente arrogante e presuntuosa. Il pubblico vuole gente colta, elegante come animo e Micole è la risposta diametralmente opposta a lei. Insomma, una stoccata non leggera nei confronti dell'ex vippona. E a chi paragona Antonella ad Oriana Marzoli per la loro esuberanza? Incurvaia ha voluto subito mettere in chiaro la differenza tra le due: ci sono modi e modi. Oriana è molto simpatica, non è come Antonella che è saccente e aggressiva. Oriana è ironica, super simpatica. Durante l'intervista, Clizia Incurvaia ha anche parlato di Edoardo Donnamaria. Il noto volto di Forum si trova da mesi tra due fuochi. Essendo il fidanzato di Antonella Fiordelisi ma al tempo stesso amico di Micole. Soprattutto, di suo cognato Paolo Ciavarro. Come ha gestito questa complessa situazione fuori dal reality? Clizia ha rivelato che Donnamaria è passato a trovarli a casa per fare un saluto. Dopo tanti mesi di lontananza, Edoardo è passato da casa a dare un saluto a Paolo. Io ovviamente l'ho salutato ma hanno parlato tra di loro maschietti. Era un po' provato. Ma l'ho visto molto preso, ha rivelato. Resta da vedere se, con l'uscita di Antonella dalla casa, Donnamaria riuscirà a mantenere il rapporto di amicizia con la famiglia Incurvassi o se questa relazione verrà compromessa. Ieri, 20 marzo, Antonella Fiordelisi ha dovuto lasciare per sempre la casa del Grande Fratello VIP. Tornata alla vita reale, l'ex vippona ha subito trovato Edoardo Donnamaria ad aspettarla. I due hanno passato la notte insieme, cercando di recuperare i giorni di lontananza. Tuttavia, dopo aver ripreso in mano il telefono, l'ex schermitrice non si è staccata un attimo dai suoi canali social. La Fiordelisi è stata particolarmente attiva su Twitter, dove continua da ore a mettere like a tweet di ogni genere. Anche a quelli più offensivi nei confronti delle sue nemiche nella casa. Tra chi definisce piastra giallastra Micole Incurvaia, a chi insinua che quest'ultima, insieme ad Oriana Marzoli e Gioele De Donà, avrebbe bisogno di una doccia, fino a tweet denigratori verso Orietta Berti. I fan dei Donnalisi hanno scritto veramente di tutto. Ebbene, il mi piace di Antonella Fiordelisi è presente ad ognuno di questi cinguetti poco eleganti. Non solo, pare che la Fiordelisi abbia commentato le tre donne anche in una chat di Instagram definendole frustrate e perfide. Insomma, il gioco sembra non essere ancora finito per l'ex vippona. Ci poate să dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi?
Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni, de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut